Ciao a tutti, sono Andrea Nuzzo e come avrete immaginato da questa bellissima t-shirt, sono il ragazzo che sta dietro la pagina di Sì come Bill. E ora voi direte: ma per quale motivo adesso ti trovi davanti ad una videocamera a parlare ad un pubblico? E avete ragione, perché per me è la prima volta in assoluto. Quindi chiedo scusa in anticipo per eventuali imprecisioni, soprattutto per quanto riguarda il montaggio, dato che io in ambito di videomaking ho un'esperienza da più o meno 5 minuti. E nulla, quindi siate clementi. In ogni caso sono felice e soprattutto fiero di poter iniziare questa nuova esperienza con un progetto importante come quello di Sano Chissà, che ringrazio per avermi fatto partecipare. Dicevo, sono davanti alla videocamera per parlare di un argomento di cui in realtà fino a 2-3 anni fa neanche pensavo fosse necessario parlare, cioè dicevo, ma ti pare che c'è bisogno di spiegare una cosa del genere? E invece nel corso degli anni del magnifico mondo dell'internet mi sono reso conto che ce n'è un disperato bisogno, vale a dire come riconoscere le bufale o le fake news, chiamatele come volete. Tra l'altro un argomento a cui io tengo particolarmente perché è stato il tema della prima vignetta, anzi illustrazione, perché io a parlare di vignette mi sento un po' in colpa nei confronti dei veri vignettisti, quelli che sanno veramente disegnare, non come me che faccio stickman su Paint. Comunque, è stato l'argomento appunto che è stato al centro del primo post, diciamo, di Sì come Bill, e quindi è anche grazie alla lotta contro le fake news, se voi conoscete questo format. Ho deciso di spiegarvi i 5 modi infallibili per riconoscere una notizia falsa. Il primo, che secondo me è il più importante ed efficace, è andare a vedere la fonte, di quale fonte si tratta. Cioè, quando voi vi trovate di fronte ad una notizia dal titolo molto clickbait, come si dice in gergo, insomma, acchiappa like, acchiappa click, andate a vedere sempre su quale sito è stato pubblicato, qual è l'URL, perché se leggete qualcosa tipo notizie super segrete che nessuno vi svelerà mai.com o soloverità.it o ancora Corriere del Sedere, capite che non è il massimo dell'attendibilità. Ma in realtà, a parte gli scherzi, bisogna stare molto attenti a questo aspetto perché non sempre le bufale vengono diffuse attraverso dei siti o delle pagine che hanno dei nomi palesemente finti. Ad esempio, molti sfruttano i nomi di altre testate giornalistiche famose andando semplicemente ad invertire o sostituire alcune lettere. Mi viene in mente, ad esempio, Il Fato Quotidiano o Il Fatto Quotidiano invece che Il Fatto Quotidiano, o ancora ilgiomale.com, pensate un po', che va a cogliere la somiglianza che c'è da un punto di vista grafico tra la R e la N vicine e la M, quindi riprende insomma il giornale, o respubblica.com invece che Repubblica, e sono insomma delle stupidaggini che però passano inosservate ai meno attenti da questo punto di vista. Il secondo metodo è andare a sporcarsi le mani, quindi non fermarsi al titolo leggendo proprio l'articolo in questione. Perché se vedete che è eccessivamente vago o al contrario è molto specifico, però va a citare magari delle fonti o delle leggi inesistenti, capite insomma che si tratta di una notizia non vera. Ancora di più, se tutto ciò viene presentato per suscitare indignazione nel lettore, una caratteristica delle bufale è che hanno come obiettivo principale quello di indignare, non di informare. E ovviamente, cosa ve lo dico a fare, ancora peggio se all'interno di questo articolo il tutto è presentato attraverso un italiano, diciamo, discutibile, come si suol dire, poco correggiuto. Poi abbiamo gli ultimi 3 punti che sono importanti perché viene in nostro aiuto il magnifico Google. Ragazzi, Google è il miglior amico dell'uomo, non è più il cane, adesso il miglior amico dell'uomo è Google, utilizzatelo. Infatti, se non siete sicuri della veridicità di una notizia, vi conviene andare a scriverla o anche copiando e incollando, insomma, il titolo in questione sulla barra di Google affiancata alla parolina magica bufala. Perché? Perché in questo modo Google vi darà una serie di risultati di siti che hanno indagato sulla notizia per verificarne insomma la veridicità. È pieno di siti che fanno questo lavoro molto importante e ammirevole del verificare ogni singola news.
Il quarto punto, quindi sempre collegato a Google, è cercare il nome e il cognome della persona che ha scritto l'articolo. È una cosa che io non ho mai fatto in realtà, ma può essere utile perché appunto vi fa rendere conto se l'autore è effettivamente un giornalista attendibile o un ciarlatano. Il quinto ed ultimo punto, ma non per importanza perché è fondamentale, ora vi spiego il motivo, è verificare sempre tramite Google se altre testate giornalistiche, altri siti, attendibili ovviamente, hanno affrontato questa notizia. Perché? Perché non è sempre vero che le fake news vengono diffuse solo attraverso delle pagine o dei siti palesemente finti. Sono capitate delle volte in cui una notizia non esatta venisse diffusa attraverso una testata giornalistica importante, attendibile. E questo perché? Perché magari il giornalista, perché se fa una cosa del genere, non so se tu possa essere considerato tale, che l'ha scritta, non è andato a informarsi, insomma, sull'attendibilità della fonte. A tutto ciò aggiungo un paio di cose e poi vi lascio, perché voi siete abituati con le vignette di Bill che fanno ridere, sono immediate. Adesso magari vi sto pure annoiando con questo video lungo, quindi cerco di concludere il prima possibile. Prima cosa, il video non si rivolge a tutti quei siti che costruiscono le fake news semplicemente per fare satira. In quel caso non penso che ci sia bisogno di sottolineare come riconoscere se si tratta di una notizia vera o falsa. E seconda cosa, credo che molti di voi utilizzino Instagram come social network principale, quindi questo tutorial in realtà è incentrato su come riconoscere le bufale in generale su internet, su Facebook, sui siti, però su Instagram, non essendoci siti, magari vengono diffuse attraverso delle immagini e il metodo per riconoscerle è sempre lo stesso: verificarne l'autenticità tramite Google, il miglior amico dell'uomo. Non prendete per vero tutto quello che circola su internet, soprattutto stateci molto attenti voi, perché siamo insomma ragazzi giovani che vivono nel mondo di internet, sono continuamente circondati dalle informazioni e quindi non possono essere vulnerabili da questo punto di vista. Non voglio giustificare le persone appartenenti ad altre generazioni, però magari in quel caso è più normale avere dei problemi nel riconoscimento di determinate cose, invece noi no, ragazzi, non abbiamo giustificazioni, quindi state attenti, fate come Bill. E poi, tra l'altro, io mi stavo scervellando per trovare una conclusione simpatica nel mood della mia pagina di Sì come Bill, ma non mi veniva in mente nulla. E quindi ho detto, perché tirare fuori un qualcosa di forzato che magari non fa neanche ridere, quando ideona posso concludere il tutto con una magnifica illustrazione di Sì come Bill? Quindi vi lascio con questo capolavoro di computer grafica di vignetta realizzata su Paint e noi ci vediamo, spero, sul mio canale YouTube che dovrei aprire a breve. Ciao a tutti!